Ciao ragazze, oggi nuovo video e questo è un video di acquisti. Ho fatto degli acquistini da Kiko e Nabla e ve li volevo far vedere, sono poche cose, ma giusto per fare due chiacchiere perché è qualche tempo che non faccio qualche video, quindi oggi mi sono messa un po' all'opera, li monto tutti, li carico, ok. Devo ancora arrivare il video sugli acquisti con i saldi, farò quello anche dei vestiti, vorrei farlo, ma devo trovare il coraggio perché lo vorrei fare con i vestiti indossati, ma devo trovare il coraggio di mettere e togliere. Ed è dura, molto dura, però anche quella arriverà, promesso. Allora, da Nablo ho preso tre cose della nuova collezione. Se vi interessa, ho registrato questo specie di mi preparo con voi, ma più che altro è proprio una prova su strada di questi tre prodottini. Quindi se vi interessa ve lo caricherò subito dopo questo video, fatemi sapere. Ho preso comunque le tre cose della collezione Free Domination, naturalmente un Dreamy Matte Liquid Lipstick, questo è il Fetish Move, questo color nude rosato, aspettate che mi guardo così mi ricordo anche bene come spiegarvelo, un nude rosato freddo, molto bello, mi piace un sacco, lo sto usando, mi è arrivato lunedì, se non sbaglio, sì, e lo sto oggi è mercoledì, sono 2 giorni che lo uso sempre praticamente per vedere anche un po' la durata e mi trovo molto bene come mi trovo con Middle Karma, che è l'altro Dreamy Matte Liquid Lipstick che mi piace molto e che avete visto nel video, diciamo, recensione di questi tre rossetti Nabla che ho io. E quindi questo mi piace tanto, stessa cosa per come per quello. Essendo nude, anche se va via, non si nota tanto, va via abbastanza bene, ecco, non va via i chiazze. La durata comunque è buona, ci sono andata a cena per la prima sera. La prima volta l'ho provato, ci sono andata a cena fuori e mi è piaciuto un sacco. Il prezzo è di 14,90, non me lo ricordo, non so se era in offerta. Comunque io per tre cose ho pagato circa, oddio, 42,46, non mi ricordo, comunque meno di 50 euro. E sono sempre 3 ml di prodotto e stesso ottimo profumo che hanno. Gli altri rossetti io lo adoro, è molto dolce, mi piace un sacco, ma poi sulle labbra non si sente più, cioè appena lo mettete ma poi va via. E se volete vedere il video l'ho usato anche in altre parti del viso, sicuramente si noterà, quindi fatemi sapere se vi interessa. È un video abbastanza breve, giusto così, proprio per farvi rivedere in azione. Per la prima volta ho provato anche un rossettino di Nabla. Come dico appunto in quel video, sono rimasta sconvolta da quanto è piccolo, ma in verità poi c'è anche più prodotto di altri rossetti con il packaging più grande. E il colore è molto bello del packaging, questo specie di lilla cromato, si dice, si apre. E questo è il rossetto. Io ho preso Bohème, è un bellissimo, anche questo ce l'ho su, un bellissimo colore. Forse prenderò anche reverse perché è molto più particolare. Questo sicuramente è quello che userò di più perché è un colore più portabile. Sta bene con un trucco chiaro, un trucco scuro. Quindi ve lo faccio vedere qui. È molto simile a Fetish Move. Io spero si veda perché sto registrando con il telefono e non ho niente dietro che mi permetta di vedere se mi sto riprendendo. Spero di sì, quindi vado un po' alla cieca. È molto cremoso, confortevole sulle labbra. Quindi lo devo provare ancora bene perché l'ho messo pochissime volte, forse una o due volte, giusto per vedere com'era sulle labbra. Però è proprio un bel colore, ecco, un colore portabile. Ma allo stesso tempo anche un pochino particolare. Sicuramente ci saranno anche altri marchi di rossetti che faranno un colore del genere, altri marchi di make-up, insomma. Però è un bel colore, un bel nude intenso, ecco, non è proprio di quelli un po' sciapi, così che non sanno di nulla. Questo è un bel colore, quindi questo anche mi sta piacendo. E poi la chicca di questa collezione, secondo me, che è quella che bisogna prendere se siete appassionati comunque di trucco, è un colore che almeno io non avevo. E ho preso solamente il refill, volevo prendere anche la palette, ma mi sa che non c'era, non mi ricordo. E comunque appunto mi è arrivato in questa confezione ed è questo che è Alchemy, appena l'ho visto ho detto deve essere mio, ha una consistenza abbastanza particolare, io anche altri ombretti Nabla e questi qui io li ho messi in questa palettina, ma devo risistemarla un po' perché è abbastanza pietosa. Mi sono data la palette in faccia e ho infilato un dito dentro l'ombretto, perfetto. Come, riesco a far danni in un secondo. Ho questi tre che sono tutti sulle tonalità del verde, diciamo, che mi erano stati regalati da una mia amica. E ha una consistenza abbastanza, sembra quasi cremoso. A me piace applicarlo con le dita, ve lo faccio vedere. Con il dito comunque se ne prende bene. Ha questa base, io la definirei un rosata, sì. E poi ha queste. Cioè, questi riflessi che dipende da come batte la luce, comunque o sul rosa, un po' sul rosa e un po' sull'azzurrino. Si sfuma bene. L'unica cosa è che ha un po' di fallout quando l'ho applicata, almeno con il dito. E la cosa bella di questo ombretto, secondo me, è che mettendo la base sotto, una base sotto diversa, una magari una volta scura, una volta chiara, magari senza niente,
Cambia sempre, essendo così cangiante, è veramente particolare, anche quello che ho su oggi, naturalmente, penso si fosse capito. È un colore molto particolare, molto molto bello, ecco. Quindi mi sta piacendo tantissimo, ma ero sicura mi sarebbe piaciuto perché è veramente particolare. E vorrei prendere anche l'altro colore, sempre metallico, sull'azzurro, perché secondo me sta molto bene con i capelli, giusto per passare inosservate. Ok, quindi questi erano i prodotti di Nabla, fatemi sapere se vi interessa il video che ho già registrato, io mi sono portata avanti, quindi spero vi interessi comunque, perché poi mi dispiace magari cestinarlo, però ve lo caricherò più avanti. Ieri sono andata da Kiko a Parco Leonardo, ho anche lo scontrino perché c'erano un sacco di cose in saldo. C'era in saldo anche la collezione mini Divas, ma veramente l'ho trovata una collezione un po' imbarazzante. Ho visto un po' di video anche alle ragazze che l'avevano mandato, ma cioè, sembrano i campioncini che danno nei giornali. Io sinceramente, in offerta, in saldo si possono anche prendere, però non c'era niente che mi elettrizzasse. Sì, per carità, vera la cosa, in viaggio è comodo, ma a parte io quando parto non è che mi porto tutti questi trucchi, mi porto una palette, due rossetti, mascara, matita, un po' di fondotinta, un blush e sto a posto. Ecco, non è che mi serve per forza comprare mini taglie, perché vabbè, secondo me quella collezione potevano anche farla un po' meglio, perché il packaging è molto bello, i colori sono abbastanza classici, i rossetti, ho visto i rossetti perché facendo caldo è la cosa che metto più spesso, quindi rossetti e tinte labbra, i rossetti erano veramente piccoli. E niente di che, c'era un fucsia. Il fucsia era carino, ma non, con questo colore di capelli non mi piace tanto. Quindi c'era un nude. Il fucsia è rosso, se non sbaglio. Niente di che. Quindi mi sono buttata su altre cosine. Ne ho comprate 4. Allora, ho preso della collezione Tropic Heat, credo si chiami. Ho già preso altre cose di questa collezione. Ho preso un altro Lip and Cheeks, cioè un blush che può essere messo anche sulle labbra in gel. Sì. Gel in crema, insomma, e ho preso lo 02. Io l'avevo preso, ce n'erano tre colorazioni e ho preso anche quello fucsia che ho nell'altra casa e mi piace tantissimo, lo sto usando tantissimo come blush sulle labbra, no, perché non si vedono, durano pochissimo, non vale la pena, quindi se la prendete per le labbra è tipo un burro cacao, ma molto scivoloso, niente di che. E ho preso questa volta quest'altro colore, un pochino più un rosa pescato lo definirei, l'altro mi pare che era un pochino più nude, ma non me lo ricordo, e l'ho pagato 3,90 euro, non mi ricordo il prezzo pieno, forse stava sulle 6 euro. Ed è questo colore, l'ho messo ieri sera. È veramente bello, bello, bello. Questo è il colore, è meno visibile dell'altro, ma l'ho preso apposta per questo motivo, perché l'altro è fucsia, ma si vede molto. E io fate conto, ultimamente non sto mettendo più il fondotinta, almeno che appunto non debba andare da qualche parte un po' più, voglio essere proprio precisa, ma solitamente se la sera esco metto solamente un blush tipo questo o l'altro e un po' di illuminante che vi farò vedere in un altro video, perché sono andata anche da NYX ma non ho le cose fisicamente qui con me oggi, quindi vabbè. Io lo metto e lo sfumo con un pennello tipo questi, per capirci, abbastanza ampi e morbidi, e il colore è molto carino. Questo certo quando l'ho andata a sfumare non è che si vede tantissimo perché è molto chiaro, però lascia questo effetto tipo effetto salute, è molto carino. Quello fucsia è più evidente, però io vi consiglio di provarli così in sconto, provateli. Se vi piace un effetto un po' più forte prendete quello fucsia, che forse è lo 03, ma non sono sicura. Comunque quello fucsia è solo lui, quindi questo sono ben contenta di averlo trovato in saldo. Poi ho ripreso il mio eyeliner perché era in offerta anche questo, stava a 5,50 invece che tipo 7, e l'ho preso perché li uso sempre, lo uso sempre, questo è tipo il terzo, e se vi piacciono, se vi trovate bene con gli eyeliner, con il pennellino in feltro liquidi, questo io ve lo straconsiglio perché è preciso, ha un bellissimo nero molto intenso, dura tanto, io mi ci trovo bene, lo stendo facilmente, appunto è il terzo mi pare che compro, e visto che il mio stava finendo, sì, ho quello di Kat Von D da provare, ma questo lo tengo sempre come nel cassetto, non si sa mai se mi finisce, non ce l'ho dietro, non si può mai sapere. E poi ho preso due rossetti metallici a 4,15 euro. Ho preso lo 03, che mi sa che è quello che ho messo ieri sera, perché oggi registro il video, mercoledì 19, ieri era il mio compleanno, per quello siamo andati a fare un giro al centro commerciale, ho preso qualcosina così, ecco, per farmi qualche regalino. E poi ieri sera siamo andati a cena sono andata a cena fuori con Corrado e mio padre a mangiare una cosa tutti insieme. E appunto ho preso lo 03, che è un colore metallico, mi stanno piacendo molto i metallici, mi sembrano molto anni 90, ma io ero piccola, cioè sono nata nel 91, quindi. Ecco qua, questo è molto bello. E questo qui è un bel colore metallico molto luminoso. Sulle labbra non è così coprente, ha un effetto un pochino. A me mi ha dato l'impressione tipo dell'effetto bagnato, per dirvi. E però l'ho messo senza niente sotto. Infatti, la prossima volta che lo proverò, penso di mettere una matita sotto,
Quindi mettere una base magari anche un pelino più scura del rossetto e poi ci andrò a mettere sopra questo perché il colore è veramente veramente bello. È questo specie di dorato più ramato, un ramato chiaro, ecco, tendente un pochino a rosa. Dallo stick, sì, forse si vede, ecco, dallo swatch è un pochino più rosato. Molto carino, con l'abbronzatura starà benissimo, infatti saranno due rossetti che porterò in vacanza, ma a fine agosto, quindi sto ancora così in alto mare. E poi ho preso lo 05, che è quest'altro, un pochino più intenso. Ce n'erano anche altri due molto più scuri, ma non mi andava di prenderli, erano troppo scuri. E questo invece è un pochino più, sempre ramato, un pochino più scuro, un pochino più ciliegia, ma poca roba, ecco, a vederlo così. Questo non l'ho Vediamo un po' provato ancora per sull'altro. l'estate, certo io non so, perché quest'anno vanno di moda sti colori metallici, 4 euro va bene, magari spenderci un po' di più per i colori che poi saltranno, chissà se andranno ancora. Poi sono particolari, comunque secondo me per l'estate sono facilmente utilizzabili, ma le Gebha quest'inverno ho pensato di usarle tipo al centro del labbra per farle un pochino più, come si dice? Rimpolpate, insomma, un pochino per dare questo effetto un po' specchiato. Però son carini, c'erano un sacco di colori, anche quelli scuri erano belli, però ecco, d'estate non li uso tantissimo i colori scuri perché come se mi appesantissero un po', e quindi uso più che altro questi colori chiari, nude, tipo questo, magari un pochino più color più beige, ecco, che rosato. E niente, ragazzi, quindi questi erano i miei acquisti, io spero di avervi fatto un pochino di compagnia. Fatemi sapere se c'è qualche cosa da Kiko che magari non ho visto e se magari c'è qualcosa di questa collezione mini Divas che vale la pena di prendere, anche se è mignon. Io vi mando un bacio e al prossimo video.